Love! Allora, il tempo è de cacca e ho dovuto accendere le luci, ma questa non è una luce bianca, è una luce gialla e quindi fa cagare. Ok? Ho tolto il cosino sopra per vedere se faceva un po' meglio. Dunque, voglio provare insieme a voi i prodotti un po' in generale che mi sono arrivati. Quindi, cercherò di usare tutto un po' alla meglio, anche quelli che ho comprato, ma quelli che ho comprato poca roba perché, vai. Ok, qui c'è i miei lippini. Cominciamo. Come primer, visto che non ho grandi cose di primer purtroppo, perché io i primer ce l'avevo tutti nella mia scatolettina. Vediamo qua che c'è. Là dentro qualche primer ce lo dovrei avere, anzi, famo una cosa. Usiamo un'altra cosa, aspetta. Allora, usiamo questa che è una BB cream coreana della Brick and Filler che mi mandò, non mi ricordo quale sito, per una collaborazione, e ho sempre adorato questa BB Creams, però la tenevo lì dentro e quando la roba la tengo lì dentro, essendo nuova, ho dovuto rigirare il cellulare, quindi le palline non so qua su ma so qua giù, perché è in carica, perché naturalmente non lo posso tenere in maniera diversa. Usiamo questa. Allora, questa è una delle poche BB cream coreane che non è bianchissima o grigia, ok? Perché le BB cream coreane, come sapete, la maggior parte sono o bianche o grigie. Questa tende ad avere un colore un po' più scuretto, pochissimo, eh? Allora, le BB cream coreane, io mi trovo molto bene, a parte, come vedete, è stracoprente, cioè molto. Sto perdendo un sacco di palline, vediamo una tragedia. Allora, ecco, ora ho le mani sporche. Voglio provare insieme a voi questo qua. Allora, questo me l'ha mandato Giorgia, no, un'altra ragazza mi ha mandato una balla di roba e ora io non mi ricordo. Giada? Penso Giada? No, perdonatemi. Ed è quello di Catrice che lo volevo tanto tanto provare. Ed il mio è lo 030, perché come sapete da me la Catrice non c'è. Ora ho visto che è uscito questo, un viola scuro, non quello che ho io, viola lilla scuro. Mamma mia! E da noi non si vede, non c'è. E vorrei provare moltissimo quello della Essence perché ho visto che non è male. Allora, io di colorazione l'ho provato l'altro giorno, non mi sembrava malvagissimo, ma nemmeno bellissimo come colorazione. Io perché non acquisto fondi su internet così? Perché purtroppo tendo ad avere una pelle appunto frauta, abbronzanti e cavolate varie. Mi sto truccando dal cellulare, ma sto impazzendo. E quindi spesso e volentieri non ho la colorazione adatta, no? Volevo comprare quello di Kat Von D, ma non spenderò mai quella cifra, anche perché comprai il vecchio Kat Von D e mi sembrava giusto, invece era chiarissimo. Non avendo Sephora qua da me. Allora, come copertina mi sembra che non è malvagia, però purtroppo secondo me quando, vedete, a parte mi sono già data un po' d'acqua abbronzante, ma secondo me quando non è la tua colorazione, vabbè. Mettiamo un po' di correttore che mi sembra non ce l'ho da nessuna parte, non me l'ha inviato nessuno, quindi posso usare il mio. Ok, sembra di sì. E ci mettiamo invece che il Fit Me, che è un po' più scurello. A parte sì, ci potrei mettere il Fit Me, l'Ivory e il Nude. Dovrebbe essere più scuro il Nude dell'Ivory. Esatto. Io in questi cosini trasparenti ci metto spesso e volentieri i prodotti un po' più nuovi. Allora, vi voglio parlare di un po' di prodottini, perché di altre cose abbiamo già parlato. Vi voglio fare il video comunque ora in questo Get Ready, voglio parlare di Makeups. Allora, Anarchy di Nabla è fantastico, ragazzi, ha una durata pazzesca. È meraviglioso, veramente meraviglioso. E fa panico, è bello, bello, bello. Ha un'ottima durata, una stesura fantastica.
non si sente addosso. Queste da accessorize, perché me lo chiederete. Allora, siccome appunto voglio fare di YouTube il mio lavoro, sto guardando qui su YouTube, danno dei consigli per i creators. Quindi danno dei consigli su come sviluppare il canale, quello che fare, bla bla bla, cccc. Allora io da oggi, come vi ho detto nel vlog, vorrei provare a mettere. Questo mese, devo essere sincero, ho preso una bella cifra con YouTube, cioè non mi lamento. Naturalmente vi vorrò chiedere a voi delle cose quando questo accadrà, perché siete voi che mi seguite e quindi voglio che voi, allora, visto che mi sembra un po' più, anche se non si vede bene, ma mi sembra un po' più chiara la situation, ci diamo questo qui, il camouflage che prese un botto di tempo fa della Essence, che però essendo un po' più scuro rispetto a una cipria colorata scura, a me non, dopo ho usato quella della, non mi ricordo, vabbè, il mio è il 40 on a beige, quindi scurotto, vedete. Quando ho il viso un po' più chiaro tendo a mettere questa. Allora ve la faccio vedere, poi sotto gli occhi invece mettiamo. Allora, sotto gli occhi metto nel mio piattino. Ah! Io la roba un po' scollata mi piace, no? Però questa è con tutte le felpe. Questo qui che l'ho preso in una farmacia, che è Defense Color Blue Value Touch. Dovrebbe essere della, non me lo ricordo, vabbè. Comunque bellina glitterosa. Allora io vado a prenderne un po', perché fondamentalmente è tanto che non mi trucco seria, fatta per benino. E ogni tanto fa piacere pure a moi. Ma avete detto che faccio dei trucchi sempre molto banali. Avete ragione, sempre gli stessi colori. Però vabbè. E io vado a ispirazione, no? Vi ricordavate, lo facevo un sacco di tempo fa, di fare sta riga bianca. Allora, quindi torniamo a noi, non mi ricordo che vi stavo dicendo. Vabbè. Sono andata a vedere se c'era la nuova palette della. Ecco, mandavo via tutto, però vabbè. La nuova palette della Lolli. Sì, Lolli, Lolli. Lolli, Lolli. Della Lotti. Però non c'era. Ah, OVS. Me l'ha detto una ragazza che mi segue e sta in Piemonte. Allora, dopo aver dato la cipria, una ragazza mi ha inviato questo qua, che è quello, Aline mi prese l'altro grande, mentre questa ragazza mi ha mandato questo, che è dell'ultima penultima collezione. Non l'ho mai usato per adesso ed è fatto così. Mamma mia, quanto è morbido! E secondo me è più comodo dell'altro, perché comunque l'impugnatura è più grande. Allora, gli diamo un po' di bronzer. Bronzer. Dopo che sto qua a parlare, voi mi dite: stai in canottiera perché c'è la luce a palla sugli occhi. Ah, vedete, fa proprio la, vedete? La forma del viso. Ma che figata! Ma va. Che sono venuta a chiazze. Oggi dobbiamo portare la balda dal veterinario. Bello questo pennello, mi piace. Allora, io tendevo, bello questo pennello, mi garba, a non usare il contouring in crema. Invece, ultimamente è tutta una questione di esercizio di usare il contouring in crema. Allora, ci fai benissimo la riganetta. Però poi a sfumare tende a sfumare male. Però, ok, fatto questo, andiamo con un pennellazzo un po' più grandazzo a fare un po' più. Lei che mi ha mandato. Allora, innanzitutto mi voglio provare. Questo che cos'è? La terra matte. Ok, me l'ha mandata lei, della Eufidra, e ci mettiamo questa. Per cercare di sfumare il contouring un po' meglio.
Allora, il mio Californian Cream mi ha mandato lui. Quando l'ho visto, sono caduto per terra. Cioè, io ve lo giuro, ho avuto un sobbalzo al cuore. Lo sapevo che me l'avrebbe mandato, me l'aveva detto, perché aveva un doppione e aveva fatto un ordine da Beauty Bay. Ma non ho parole. Allora, questo è il Dark Desert, no, Dark Horse, ed è molto scuro. Ora, a parte sono delle cialde immense, e ne voglio un altro. Ora vediamo, perché io questo mese avevo intenzione di farmi la paletta di Kat Von D come regalo, ma penso che non mi farò assolutamente nessun regalo, perché questa disoccupazione purtroppo è per noi, siamo in due, tutto è basso, e quindi penso che non mi farò regali. Allora, il colore è questo. Io solitamente me le do con quei pennelli che vedete, invece per usare questo userò il 28. Ce n'avevo uno bellissimo, enorme, non so neanche più dov'è. Era enorme, era quel ventaglio enorme, vi ricordate? Bellissimo, fra parentesi, quel pennello, pagato niente, è sparito. Vabbè. Non mi è sparito il capo perché è attaccato al collo. E vediamo cosa viene fuori. Perché è molto scuro come prodotto, no? Ma invece secondo me va benissimo. La mia Mirnina, ma insomma, diciamo che va sfumato molto bene. Userò sempre questo ora per far sopra, cioè faccio la strafaiga, cioè, assolutamente va sfumato molto molto bene. Cazzo di pennello prendo, va sfumato stra bene. Ok, vabbè, va bene così. Ora usiamo, che volevo fare? Ah, vi voglio far vedere questo bocciatissimo della Debbie a unicorno, l'ho preso solo per quello. Ve l'avevo già fatto vedere, mi sa. Allora, vedete, è bellissimo così, però poi quando lo vai a muovere, a parte è buonissimo l'odore, però tende. È strano, devo un attimo, non è bocciato, ma è molto strano rispetto agli illuminanti che sono abituata io a usare. Facciamoci il nappotto. Dove ho messo il pennellozzo per il nappotto? Voglio usare i pennelli che mi ha inviato il sito. Ok? Vediamo se troviamo quello per il setto nasale rotto. Ce l'avevo uno figo, ma mi fa che devo. Ma io poi non c'entro più, cioè non so più dove entrare. A me dispiace perché. Allora, questo è di Paola. Lo metto qua. La mia Paolina. Poi qua che c'è? Ah, queste sono due cosine che ho preso io della Essence. Ok, vediamo qua che c'è. Dove cacchio ho messo il pennello lì? Forza, Cami! Guardate cosa mi ha mandato. Ah! Non era caduto ancora niente. Siamo a 12 minuti. Guardate cosa mi ha regalato una ragazza. Oh my god. Io vi adoro. Allora, facciamo pure il nappozzo. Dunque, volevo dire un'altra cosa. Cresciamo a vista d'occhio. Io non so se veramente. Non so perché sono. Ho sempre detto che. Ma che cazzo mi guarderanno a fare, no? Va bene, posso essere simpatica, ok, però. Però veramente ultimamente sto notando che. Allora, io la manualità l'ho sempre avuta. Allora, con questo non voglio tacciare nessuno, capiatemi. Però mi sto rendendo conto veramente che ci sono delle ragazze che ricevono dei prodotti e sono veramente poco brave, cioè non riescono a fare dei trucchi in maniera figa, nel senso non le sfumano, non lo so perché, perché secondo me sarebbero pure brave, però non li sfumano, non lo so, fanno delle accozzaglie di roba e non so, non so. Allora io non è questione perché io ho fatto un mini corso di estetista, cioè no di estetista, di truccatrice, e quindi
esempio, io adesso mi sono fatta sto contouring che fa cacà, però vabbè. E il corso da truccatrice, il mio, è stato un corso. Allora, onicotecnica, ho fatto il corso proprio per fare le costruzioni unghie. Pagato un botto di soldi in più rispetto al corso normale. Avrei voluto fare la pigmentazione, quindi tatuaggio sulle sopracciglia, però costava 2000 euro in più quel corso e quindi dissi per adesso no. Sono sempre in tempo a rifarlo. E però, mentre il corso di truccatrice è stato un banalissimo corso, quindi non ho niente di che. Però la mia cosa buona è che ho sempre avuto una bella manualità. Ok? Cioè, non ci fate la battutaccia. Ma le cose di mano mi riescono bene, non fate una battutaccia perché quelle no, non mi riescono bene. Mi riuscivano bene a questo raso, sapevate dove ero io? Ciao. Comunque. Ok. Non tiro di coca, è soltanto che io e la mia mamma, ora se volete la faccio venire qua, ve lo faccio di pure da lei. Abbiamo un sacco di allergie. Le nostre allergie ci fanno sto naso sempre goccioloso, anche se adesso non è il periodo, no? E quindi, siccome sono comunque una scaricatrice di porto, tendo a fare questo. Ecco, però io vorrei dire a tutti che quello che pensate voi che io tiro quella cosa lì, o quella che io tiro cocaina, mi è stato detto, mai fatto. Vi garantisco che a me la coca tirata non mi è mai piaciuta. Allora, dunque, diamogli un po' di gellino. Quindi non è che taccio le altre di, per carità, ecco, una cosa buona che ho avuto è che ho manualità. E secondo me le ragazze dovrebbero starci un po' di più, sfumare un po' di più. Anch'io ho imparato poi dopo, no? Perché fondamentalmente è cascata naturalmente un'altra pallina. E io non dovrei bestemmiare? Cioè, mi dite com'è possibile che io possa fare a non bestemmiare? È impossibile. Sappiate che io bestemmio tantissimo, quindi pensate quanto mi trattengo nei video? Ho pure cambiato. Mi tocca stoppare. Qualcuno mi ha detto che faccio video un po' casalinghi, verissimo, perché preferisco passare il tempo a rispondere a voi che comunque a passarlo a cosare un video, no? Allora, dunque, occhio, oggi cercherò di fare un trucco un po'. Le ho tirate belle, stavolta. Mi voglio dare anche questa perché la sto usando e mi piace molto. E me l'ha mandata Franci e c'ho ancora da spedirgli il pacchetto, ma lo spedisco oggi perché io non avevo soldi. E gli diamo, c'è questo che è sul rosato, invece questo è sull'argentato. Spaccano veramente per essere della Essence, Nino. Illuminante ne abbiamo? Come se non ci fosse un domani. Vai! Ok, e fin qua. Ho tirato una serie di intercalare. Allora, quindi mettiamo un po' di I Love Stage. Se mi casca lo Skin Frost, cioè, mi sentirete veramente imprecare e a quel punto mi disiscriverò da YouTube perché c'è la gente mi. No, 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 è bene che non succeda. L'ho messo lì. Quindi ora facciamo l'occhietto. Se volete, vi faccio vedere come faccio io, nel senso, una cosa che secondo me è essenziale, sempre secondo me, è sfumare tantissimo. Allora, quando voi date gli ombretti, dovete proprio perdere tempo a sfumarli, ok? Perché più sfumate il prodotto, il risultato sarà sempre migliore. Questa è la base, non è la Love Stage, ma è l'altro. Quindi diamo un po' di base bianca, so che potete farne benissimo. Ah, e poi c'è questa che è un fondo minerale, anche questo preso sempre in farmacia, che però
Buono, onesto, granché. Allora, diamo un po' di base. You better go, nanna, quanto è brutta questa canzone. Oh, ne un e qua. Quindi, naturalmente il canale di Cri ve lo lascio nell'info box. Ve l'ho già messo nell'altro video. Ma ve lo lascio perché no, ma lui ma merita. E poi c'è un altro ragazzo di cui vi voglio parlare e poi faremo una collaborazione. Si chiama Alessandro Rafi, che veramente sta diventando un portento sto ragazzo. A parte che mi piace tantissimo lui. E gli ho detto, è quello che vi dicevo che non si deve omologare, perché secondo me vale tantissimo. E se si omologa lo uccido perché. Allora cominciamo. Usiamo i pennellotti della collaborazione, quindi un bello sfumone grande, aperto, che può essere questo. Belli stili. Allora, io comunque ho sempre le stesse palette più o meno, posso provare ad usarne un po' altre, nel senso che. Allora, usiamo questa della Vivo Cosmetics. E usiamo questi due chiarissimi, questi due marroni super chiarissimi. Allora, la Vivo è quella lì che c'è stata per un po' di tempo. A me non è dispiaciuta, devo essere sincera. Allora, voi mi dite che faccio questi trucchi banali, ma beh, allora, questo non sfuma tanto perché fa la riga più netta che sfumata. Quindi prendo uno che sfuma parecchio, cioè questo della Kiko, il 56, che però era da lavare. Ok. E vi faccio vedere la differenza. Questo vedi. Vedete, va, si spara avanza e va più là. La differenza è quella, mentre ve l'ho usato adesso, anzi, si può usare benissimo qua nella piega, no? Però non so perché sto facendo, boh, non lo so. Non ho molta scelta di palette perché tutte le mie palette sono là. Però i colori comunque ce li ho se davvero volessi fare qualcosa di un po' particolare. Allora, fatto questo, poi non ho luce, questa cosa della luce è tremenda. Prendiamo un colore un po' più scuro e lo prendiamo, proviamo da questa, ma sta moda interessante, è proprio un troiaio. C'è l'altra, ma lì di matte non c'ho niente. L'ho tutti shimmer. Allora, prendiamo l'androgeni. E prendiamo Dominatrix per il marrone un po' più scuro. Allora, il bello di questi fake si può dire. Allora, vedete questo pennello invece fa? Entra nella piega. Questa cosa mi piace tantissimo. Il bello di questi fake è che comunque il colore ha bisogno di un po' più di. Cioè, non è che lo mettete lì e da-da, si piazza lì quella popò di strisciata di colore. Comunque sì, è un colore che ci vuole un bel po' per farlo e spesso può essere pure una cosa buona. E mettiamo sotto l'arcata. Se Vanterra, baciati, Roel, un muccolo di quelli seri. Sotto l'arcata, dalla nostra Uda, sempre con un pennello tipo questo, che è una figata questo pennello, se lo piatto magari. Mettiamo questo. Prendiamo i nostri colorini chiari e andiamo sotto le sopracciglia. Io non uso solitamente niente sotto le sopracciglia, però. Ok. Allora, vediamo se oggi un viola un po' tronchevole. Allora, che cosa c'ho? Questo è un rosso, non voglio il rosso, cashmere nemmeno, purtroppo le mie palette sono tutte da un'altra parte, Marla, usiamo Ofra, però io uso l'Ofra e festa finita. Andiamo a prendere il nostro marrone caldo, vediamo se riesco a fare qualcosa di giallo pure. Allora, marrone caldo. Già non so buona, vi copro tutto. Comunque,
Volevo usare la palette e mi ha mandato lei, ma sono tutti. Questo naso è pessimo, cioè l'ho fatto veramente male. Questo contouring. Voi ditemi se è possibile. Oddio signore, quanta pazienza, non ce la posso fare. Però sono tutti colori un po' più shimmer, quindi ora adesso lo shimmer non lo voglio. Allora, spiattelliamo con il nostro, la nostra base Panico Paura, e potete usare benissimo lo scotch, ci voleva in fondo, però ora che ci penso, ci possiamo intanto con un altro pennello di questi qua, sempre a punta. Faccio schifo, lo so. Sempre a punta, che ieri mi sembrava ce ne fosse mille, adesso non ne trovo più uno. O l'avevo già tirato fuori, forse questo qua. Ok, tipo questo. Ci spiattelliamo un bel viola. Allora, prima ci spiattelliamo questo. Tipo qua, no? Vedi, prima che scriva Campacavallo dell'erba cresce. La cosa più bella. Perché? Non mi ricordo, vabbè, vedete, non scrivo, non è soddisfacente così. Però vabbè. Ok. Spiattelliamo qui nel mezzo un po' di base. E poi darò sotto gli occhi con quei pennelli una figata, ve lo faccio vedere. No, questo lo dovevo usare come lingua di gatto, mi ci vuole. Oddio, ma mi ce la puoi fare, dai. Allora. Questa è la mia base della OCB, di quelle bianche. Per vedere se almeno i colori mi reggano un po' di più. Comunque, no, regge, reggano. Comunque la palette della Ofra è buona, non è buona. Però probabilmente non ho ispirazione, semplicemente. Cioè, non è difficile. Camilla, è inutile che tu trovi mille scuse. Cioè. Io non mi so truccare col cosino in quel modo, eh. Mi sono sempre truccata con lo specchio fermo, tenendo comunque fermo io lo specchio. Qua. Però di qua non c'ho luce. Come posso fare a scappare? Allora, ora mi ci voglio mettere un bel marrone, voglio fare proprio un marrone intenso, veo mostro, sei proprio un mostro, sono schifo, lo so però, e poi ci mettiamo pure il giallo. Allora, il giallo, questo chiaro chiaro, lo mettiamo, perché c'è un viola, no? Però non si vede niente il viola, quindi noi ci mettiamo il giallo qua, che questo della Ofra, se non avevo sciupato il pennello, questo qui mi doveva mettere un po' più. Non so perché tenga così povero. Non mi sembra, boh, che tenga tantissimo. Strano. Di qua. Ora, se non la pianto, di mettere. Piantala, pianta, piantala. Camilla, piantala. Vabbè. Vedete, non è che abbia tutta sta scrivenza. Eppure i prodotti della Ofra spaccano, quindi. Ecco, vedi, piano piano comincia un po' a scrivere. Quindi, messo questo nel mezzo ci mettiamo sto marrone, cambiamo pennello. Se riscoso un coso mi incazzo, se riscoso il coso. Allora, prendiamo un'altra lingua di gatto, un po' più grande, e ci prendiamo sto marrone caldo qua.
E lo mettiamo al centro. Doveva essere fatto al contrario, quindi marrone laterale e al centro il giallo, ok? Però io ho voluto far così, non è che ho voluto, diciamo che mi è venuto. Ecco. Andiamoci chiaro. Ora, marrone, cerchiamo di amalgamare il tutto. Mamma mia, che schifo ho fatto. Quando poi il trucco viene uno schifo, comunque uno cerca di arrangiarsi e rimettere un po' in alla meglio, no? Quindi mo vi faccio vedere come lo sistemo e poi mando a fanculo tutto, perché quando ho queste giornate mi verrebbe da fare un omicidio, ve lo giuro. Dicevo delle altre, ma anche io non solo non mi so più truccare. Tiro fuori dei lavori che fanno recere. Mi ci vuole qualcosa sotto, tipo la matita bianca della NYX, potrei. Però non voglio andare a prenderla a sto punto. Vediamo se riesco con questa della Kiko a dare. Tingi, baby. Ce la fai? Cavati un occhio, camiole. Forza che ce la puoi fare. E il giallo qua. Allora intensifichiamo un po'. Perché praticamente andrebbe fatto prima lo scuro e poi il chiaro. Però cami, stamani non ce la può fare. Io penso che questo fiora non mi attacchi per bene, perché sotto c'avevo il coso. Pietà, aiutami tu. Vabbè. Sentite se fa quel che viene. Basta. Allora, spiattelliamo sotto la riga di coso e la famo finita così, perché oggi non va. Sempre il marrone. E con questo pennellazzo strafazzo, bellissimo. Ci mettiamo questa bella riga netta. Già non è più netta, ma insomma va bene. Ho capito che stamane non è giornata. Non so se vi capita. Per il trucco ci vuole la giornata. Se non hai la tua giornata positiva, per il trucco ti viene delle merdate assurde. E quindi lasciamo perdere, ok? Pessimo, veramente, veramente pessimo. Quindi, a questo punto io non so più. Secondo me ci conviene andare a scurire tutto così. Se il giallo c'è sotto, chi si è visto si è visto. E vaffanculo. Guardate che famo, mo, eh. Guardate mo che cosa famo, prendiamo la nostra palettuzza. E ci spiattelliamo sopra. Ok. Ci spiattelliamo sopra un bel chiaro. E festa finita. Ok. Così. Ora sì, vedi? Vado a fare in culo bella pigmentata. Bella, mica bella. Ci mettiamo questo con il pennellazzo giallo. Stop. Io a questo punto non andrei oltre. Cerchiamo di sommarlo un po' esterno.
Cioè, praticamente sono partita da una cosa e perché stava venendo una merda, ho dovuto fare il resto. Vabbè. Perché tendo sempre a farmi l'occhio troppo. Non lo mando esterno e questa cosa non è che vada troppo bene. Perché la sfumatura un pochino esterna ci vuole. Ok, basta. Io la terminerei qui, questa, veramente questo parto gemellare, oltretutto un pessimo parto, veramente doloroso e insopportabile, fra parentesi, perché è venuta una gran merda. Quindi evitiamo di andare oltre prima che la situazione sfugga ulteriormente di mano e poi mi tocchi cancellare tutto video. Il trucco fa schifo, quindi per favore gentilmente non infiliamo il dito nella piaga. Mettiamo adesso le nostre cigliazza finte. Ne prendiamo un paio abbastanza normaline, cioè non voglio niente di exaggerated. Queste sono molto belle, però me le metto sempre. Ce ne sono tante che andrebbero lavate perché sono pessime. Allora ci mettiamo queste della Cara Cosmetics. Queste sono 523, molto 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 belle, sono un po' di quelle un po' più normali, però un po' più folte. Prendiamo la nostra amatissima duo me, duo te, chi si è visto si è visto. Dovremmo scurire un po' anche le sopracciglia, ma tanto nel frattempo che faccio asciugare le ciglia finte, faccio in tempo a rifarmi nuova, quindi. Ok, mettiamo un po' di lavoro qui sopra e vediamo. Perché ho capito qual è il problema di questa duo. Io ero abituata alla Essence. La Essence, una volta che ti hai messo il prodotto, non serve che tu ce lo spiacci di sopra. Invece questa qui la devi spiaccicare, ok? Il problema mio è quello, è un'abitudine ad avere una colla che adesso non è quella, quindi una volta messa la colla la fai asciugare tutto, però poi sulle ciglia e sull'occhio la devi premere, devi far sì che si asciughi. Non so se mi sono spiegata. Allora, perché poi veramente, cioè, ti fai tutto il trucco perfetto, tutto per benino, arrivi a metterti le ciglia finte. Ed è una tragedia, 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 veramente mi manda le matte sta cosa. Ok, allora, l'eccesso io la spiaccico sotto, che poi secondo me sta colla non attacca veramente, proprio l'ho messa male. Allora, vi voglio far vedere pure un cavolo di mascara che mi ha mandato sempre la ragazza che è panico. E, allora. Brava Camilla, girale così che ti va tutta la colla dietro. Allora, mettiamoci un po' di eyeliner, sempre quello della Kiko naturalmente perché non ha e uguali. Andrebbe levato pure le calcole, ma insomma, vabbè, quella è una cosa a parte. E poi ci spiattelliamo come al solito un po' di nero in fondo, ma è un cesso sto. Comunque, i prodotti per ora che ho usato mi piacciono. Non so. Se metterò questo video adesso vedo perché il trucco fa pietà. Dico soltanto un sacco di cianciate. Sembra che ho parlato veramente poco dei prodotti, come al solito. Però, che ci vuoi fare? Allora, l'eyeliner comincia un po' ad andarsene, ma ragazzi, cioè, è durato tantissimo. Quindi se se ne andasse farebbe il suo, fidatevi. Nemmeno l'eyeliner, allora io mi metto assolutamente. Fra le ragazze che non si sanno toccare. Veramente avevo preso la mano a truccarmi anche molto bene, perché l'esercizio naturalmente, come tutte le cose, però purtroppo l'ho persa la mano, quindi se
Se vedete volare una mano a corsa, vi prego, contattatemi. Allora, un'altra cosa vi volevo dire. Questa matita, io solitamente odio le matite nere. Non le uso tantissimo, e però non ne trovo neanche di belle cadolle. Questa è dell'Eufydra, me l'ha mandata sempre lei, che ora io se non guardo mi si chiama, fa una figura pessima, però oramai tanto mi conoscete che il mio... Cioè, veramente faccio schifo, non so come tutte le altre youtuber per bimbi non si ricordano le cose, cioè non mi ricordo niente. Dobbiamo dare un po' di più marrone sotto l'occhio. Comunque questa scrive molto. Diamo un po' di marrone in più sotto l'occhio, e però mi sa che ho tolto qualsiasi cosa là. Questo pennello per dare sotto l'occhio è perfetto. Becchiamo un bel marrone di quelli caldi, che mi sa che adesso qua non ce l'ho, forse qui. Per carità di Dios, metto, ah, c'ho quello della Kiko nell'ombrettino, esatto, che però è un po' più scuro di questo qui caldo che ho su, se mi casca. E dovrebbe essere un po' più scuretto, vedete, sì, però e poi ci ridiamo una sistemata pure alle sopracciglia perché fanno recere. E poi attacchiamo le nostre amiche, vi faccio vedere il rossetto e vi abbandono perché veramente stamattina sono da gogna. Avete presente la gogna? Io stamattina sono da gogna. Non ho neanche le matite appuntate, quelle da sopracciglia, e se non sono appuntate non ci si fa niente. Guardate. Allora, sto provando dei prodotti in crema per le sopracciglia perché la matita ultimamente mi lascia desiderare. Mi avete con... Allora, io ho preso la Essence. E fa schifo, però mi avete consigliato un altro prodotto della NYX, che però io non avendo la NYX a disposizione, è un prodotto da sopracciglia e io compro praticamente, io faccio fuori quasi due matite di queste al mese, perché le sopracciglia è comunque una cosa che io non esco mai senza sopracciglia truccate. Allora, proviamo ad inserire le nostre bambine qua. E vediamo. Vedete? Ci va tenuto. Allora, 3, 4. Vedete? Ci vanno tenute. Il problema è tutto lì. E la mia abitudine purtroppo per tenere le ciglia lì non è, però imparerò anche quello, cioè senza problemi veramente. Ce la possiamo fare. Queste sono bellissime. Perché, ora ve lo dico, il problema è bloccarla proprio, vedi? Il problema è bloccarla uno. 3, 4. Oh, comincio a capire. Dura, eh. Pensate un po' quanto mi ci è voluto a capirlo. Cioè, e mi dice anche, avete il coraggio di dire che sono pure intelligente. Allora, il problema che non mi si sta già ricordando che cacchio vi dovevo dire. Ah, queste sono molto belle perché sono il genere che piacciono a me. Allora, io mi garbano di quelle non troppo esagerate. Per esempio, le di ieri che poi mi sono tolte erano troppo esagerate e non mi piacevano, magari con un tipo di trucco sì, ma e invece queste
mi fanno fighe perché sono così, no? E però hanno questo. Ora non ve lo so descrivere, sono leggermente acciucchettate. Vabbè, comunque lei mi ha mandato questi due. Vabbè, allora, il roll-on Crazy XXXL, che è una figata. Che io solitamente lo uso, però volevo aspettare, ma tanto. E questo qui, allora, questo fa panico, è della Rougie. Io non gli avrei dato una cicca lippa, lo vedevo spesso in farmacia, ma non gli davo una cicca, invece questo della Rougie. Mentre questo della Kiko è quello che avevo bocciato io. Però questo è waterproof. No, questo è Lens Fiber. Mentre l'altro no. Questo è buono, bimbe. A differenza dell'altro, che non era buonissimo, faceva schifo l'altro. Questo è valido, mi piace. Allora, finiamo di sistemare le sopracciglia. L'altro l'ho regalato alla fidanzata di Pippo. Altrimenti vi dicevo il nome dell'altro e di questo e vi facevo la differenza. Però, allora, ieri sera mi sono messo un X Lingerie che mi ha regalato Giulia. Allora, io i NYX che ho, sono due o tre, sono fallati, quindi finti, ok? Invece i NYX suoi sono veri del calendarino dell'avvento, sono piccoli e sono buonissimi. Allora, io me lo sono dato uno, prima di coricarmi, ecco, perché devi fare così, dimmi, che finora era andato tutto bene. Vabbè. E ora ce la tiro, voglia se ce la tiro. Vabbè, pazienza, ormai si sono aggrumati, ci stanno. E provandola dopo, mettendole prima di coricarmi, poi ho fumato, eccetera, eccetera, devo dire che sono durati molto. Invece qualcuno mi ha detto, no, le NYX Lingerie non sono buone, non mi piacciono. Io devo dire che per quello che ho provato fino adesso, le mie, chiaro, non durano niente, ma le mie sono finte, sono fake. Cioè, un fake specialmente di lip ce ne poi reggono, a meno che vabbè uno non becchi quello un po' più e sei più fortunato. Allora ve li faccio vedere, vediamo cosa mettersi stamani, perché siccome le sto testando mi vorrei mettere qualcosa che ancora non ho mai messo per poter dirvelo e provarli, no? Quindi lì che c'è. Allora, lì c'è quello della Lalab, comunque regge molto poco. Quelli della Kiko li abbiamo già sperimentati. Ci possiamo mettere questo. O questo qui, mi piace un sacco. Embellishment. Allora, uno è Push Up Liquid Lipstick. Non c'è. PJ Onat dovrebbe essere. E questo invece è Exotic, quindi sono questi due. Allora, questo mi piace perché è questo colorino chiaro. E invece c'è questo qui che tende un po' più all'oscuro, però è bello, mi piace. Quindi, diamoci questo che è bellino rosso. Questo è sul violetto e mi piace tantissimo, questo però. Sul violetto, ma si può mettere pure sul violetto, ma tenderei a metterci un rosso. Allora, ho le labbra pessime, stra messe di merda. Secondo me, però, con questo video ci poteva stare bene un'altra cosa, ma non importa. E poi mi do come blush questo qui che mi ha mandato Paolina. Mua.
Ok. Quindi, il trucco è finito. Nonostante faccia schifo, spero vi sia piaciuto. Vi mando un bacione. Spero di riuscire adesso a farne altri. E vi mando un bacio, fate brave, vi love, siete il mio più grande sostegno.